Buonasera a tutti quanti, bentornati in un nuovo video di Tomb Raider. La scorsa volta nel livello Colosseo abbiamo sbloccato le due pistole Magnum. E dico già, queste pistole qua ci serviranno perché per uccidere alcuni nemici le utilizzerò per fare un pochino prima. Questo è il livello del Palazzo di Nida. E qua ci sono, mi sembra, 47 nemici da uccidere, quindi dovremo stare attenti dovunque andremo, perché andremo, perché ci sono proprio nemici ovunque. E a proposito dei nemici, qua consiglio, arriviamo a questo punto e spostiamoci di lato. I leoni, a differenza dei gorilla, non si possono arrampicare e quindi qua non ci devono arrivare. Qua c'erano tre Batman che proteggevano un piccolo pronto soccorso. Qua però ci sono due oggetti da raccogliere e c'è anche un gorilla. Dove è scappato il gorilla? È andato via. Ma ritornerà. Sicuro come il pane, lui ritornerà. Queste sono tutte munizioni. Eccolo che è tornato, lo sapevo che tornava. Munizioni per i Magnum, ognuno di quelle, ogni oggetto contiene 50 munizioni extra. E quindi adesso ne abbiamo una bella scorta. Adesso dovremo andare in un palazzo, sì, in un palazzo, in un cortile con dei enigmi da risolvere. Prima però ci sono tre gorilla qua da uccidere. Appena si manifestano. Ho già visto anche gli altri due. Perfetto. In questo cortile ci sono quattro porte che hanno questi strani simboli. Dovrebbero essere Y e Omega. Tra poco scopriremo il motivo di questi simboli. Qua adesso mostro una scorciatoia, vediamo se mi riesce. Nelle prove a volte mi riesce, a volte no. E mi è uscito, perfetto. Una volta arrivato qua in cima, scendo per abbassare questa leva, così quando devo risalire qui, non sono obbligato per appunto a fare quel salto della Madonna là, che a me è uscito subito, ma in realtà posso assicurare che non è per niente facile. Qua ci sono 5 leve, qua ci sono 4 porte, 2 qua sono a sinistra, altre 2 sono a destra. E queste porte hanno tutti questi simboli però disposti in maniera diversa. Praticamente l'omega indica una leva alzata, mentre la Y una leva abbassata. Esattamente sono queste 5 leve qui. Quindi basta semplicemente, per aprire la prima porta, abbassare questa. E la prima porta si dovrebbe essere aperta. E infatti si è aperta. Prima però di entrare, ognuna di queste porte tranne l'ultima ha al suo interno un enigma da risolvere. Prima però, dicevo, voglio passare di qui perché ci sono due oggetti da recuperare.
Qua sono ancora munizioni per i magnum più un piccolo pronto soccorso. Allora, il primo enigma consiste in una stanza infuocata. Appena io oltrepasso questa linea, il fuoco si spegnerà, per poi riaccendersi dopo un certo periodo di tempo. E qua c'è un oggetto. No, adesso non mi ricordo come si chiami, che è un oggetto che serve per terminare il livello. Mi è uscito subito. Perfetto, non potevo sperare il meglio. Occhio perché qua ci sono tre nemici da uccidere. Si è visto poco, ma sono tre ratti. Uno l'ho già ucciso, gli altri due li devo uccidere adesso. Ecco il qua sopra che stanno nuotando. Questi qua possono essere molto fastidiosi perché sono difficilissimi da vedere. Soprattutto in alcuni ambienti pochi illuminati. Allora, due sono morti, ma questo è ancora vivo. Magari se mi tuffo in acqua, questo si avvicinerà. Perfetto. Allora, questa stanza può anche essere utile per sbloccare un trofeo, che consiste nel prendere fuoco e poi tuffarsi in acqua per spegnerlo. Niente di complicato. Prima noi abbiamo abbassato questa porta, perché, anzi questa leva, così adesso possiamo salire tranquillamente da qua senza fare quel salto infernale di prima. Per la seconda porta noi dobbiamo modificare una leva sì e una leva no. Si sente un gorilla e abbiamo aperto questa porta qua. Sono caduto e quindi è il momento di mangiare. Con i magni magari è più facile uccidere certi nemici. Per adesso ritorno qui perché voglio farvi vedere una cosa. C'è innanzitutto un oggetto da recuperare, che per il 100% serve. Parte la musica. È partita la musica. E l'oggetto è questo. Qua sopra c'è un grande pronto soccorso, ma noi non ci possiamo arrivare, ma per recuperarlo dobbiamo fare questa cosa qua. Arriviamo fin qui, ci spostiamo leggermente, dobbiamo continuare a fare questi salti finché magicamente là si teletrasporta qui. È un bug benevolo, ma che è necessario perché noi stiamo raccogliendo tutti gli oggetti al 100%, quindi ci serviva. Qua c'è il secondo enigma, ci sono delle piattaforme con dei spuntoni. Noi al momento dobbiamo ignorare tutto ed entrare qui, perché noi per andare avanti e risolvere l'enigma dobbiamo prima aprirci un passaggio con questo mazzo qua. Perfetto. Arrivati qui, abbassiamo la leva e questo rumore qua, che apparentemente non ha senso, in realtà ci ha aperto il passaggio.
tutte queste piattaforme che c'erano prima sono state alzate e noi adesso possiamo passare sopra di esse per raggiungere l'altra stanza. Ok, ancora una l'hai fatta. Perfetto, c'era un gorilla che ci sta aspettando, per quello ho messo il cacciapompa e abbiamo preso il secondo di questi cosi, barra di piombo si chiama, perché questi oggetti ci serviranno, appunto come dicevo prima, per la fine del livello. Adesso abbiamo la terza e ultima stanza con l'enigma, perché l'ultima è semplicemente il fine livello. E quindi dobbiamo fare un altro giochetto con queste leve. La stanza è questa. A differenza delle altre tre, il primo segno è stato cancellato. Quindi dobbiamo giocare sui restanti. Poi abbiamo due possibilità. Alzato, abbassato, abbassato, alzato. Bene. Iniziamo dunque a cambiare questi due. Il primo adesso è alzato. Ed è giusto che sia alzato perché la stanza si è effettivamente aperta. E qua ci sarà un altro enigma da risolvere. Questo è molto più facile. Però raggiungere la barra di metallo stavolta sarà molto più lungo. Prima dobbiamo andare qua, verso il basso. Qua c'è un blocco che noi dobbiamo spostare e se lo spostiamo si è sentito questo rumore. Adesso noi dobbiamo andare dall'altra parte perché il passaggio ci è stato praticamente aperto. Ma per raggiungerlo dobbiamo fare ancora una volta una serie di salti. No. Ok, ho sbagliato. Non volevo arrivare fin qui, però voglio sperimentare una cosa. Ok, posso anche fare così. Ok, ho scoperto una cosa nuova. Posso anche passare dal basso senza fare il primo salto. Molto bene, non sapevo di questa cosa qua, tanto mi curo. Anche se questo qua è il livello dove è anche abbastanza facile arrivare fino a fine senza utilizzare i medipack, ma per sicurezza comunque lo utilizzo. Qua sentiamo alcuni animali e quindi adesso dovremo tenerci pronti. Là intravedo un coccodrillo. Ci sono due gorilla, due coccodrilli e due Batman. Ok, vedo il coccodrillo, l'ho visto che sta arrivando. Dovrebbe esserci un altro, poco più avanti. Fatto.
E adesso una cosa che non accadeva dal primo, anzi da tutti i livelli tranne il precedente che era Colosseo, ovvero due segreti ravvicinati. Il primo è facile da raggiungere, che però ha un paio di salti, niente male. Che comunque se sbagliamo possiamo rifare tranquillamente, senza perdere nessun tipo di energia. Ok, mi è uscito subito. Qua abbiamo un piccolo pronto soccorso e mitragliette, sì, mitragliette e munizioni per mani e il secondo dei tre segreti si trova praticamente qua vicino. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, in realtà ce ne sono tre di orangotango e non sono nemmeno orangotango ma sono semplici gorilla. Ti sto sentendo, sì, sto parlando proprio di te. I serpenti ci sono nel terzo gioco, l'aquila pure, ma l'aquila potrebbe esserci anche nel secondo. Comunque, secondo segreto, dobbiamo essere qui. Mi dispiace, ma un po' di energia perdiamo. Perfetto. Qua c'è un piccolo pronto soccorso da recuperare. Qua torniamo con il fucile a pompa. Perché ci serve. Noi prima siamo già stati qua. Ma dal basso, adesso che siamo in alto, dobbiamo prendere un'altra strada. Ho dovuto fare un piccolo taglietto, ma ce l'ho costretto. Adesso questo salto perché qua c'è un grande pronto soccorso. Questo non è un segreto, qua rimettiamo le pistole. E adesso sperando che il controller non mi abbandoni, dobbiamo arrivare dall'altra parte sempre però aggrappati. Qua infatti l'area nel primo gioco e se non sbaglio anche nel secondo non si può abbassare e procedere a gattoni. Il percorso è lunghissimo ma con un po' di pazienza ci si arriva. E qua ci sono due Batman. Perfetto. Spostiamoci magari tutti verso destra, così è meglio. Molto bene. Ora possiamo procedere. Qua la strada è una unica che dobbiamo seguire, quindi non abbiamo nessuna possibilità di errore. Allora, qua c'è un grande pronto soccorso da recuperare. Qua c'è un trofeo che consiste nel far cadere tutti quei cosi lì, quindi ho dimostrato come si può fare. Occhio che il salto può essere abbastanza alto però con il classico metodo dell'aggrapparsi lo si supera facilmente. Qua c'è un leone e qua sempre tanto sono andato all'inizio del livello, però anche in questo caso dobbiamo andare avanti per la strada che c'è di sopra. Non è ancora finita perché dobbiamo percorrere un altro percorso e qua ci sono dei gorilla.
Perfetto, due gorilla su due uccisi. Sotto non ci passeremo dopo, intanto. Prendiamo questa strada qua e qua ci sarà una pozza d'acqua con un coccodrillo. Sono caduto e non era mia intenzione cadere. Ok, è morto. Ma quanti nemici sono arrivati adesso? 31. Quanto avevo detto? 47, 49. Non mi ricordo quanti nemici avevo detto. Comunque, stiamo andando avanti molto ma molto bene. Intanto ho controllato, dovrebbero essere 43. Questi Batman possono essere molto fastidiosi. Comunque qua c'è l'ultima barretta. E stavolta basta scendere di qua semplicemente per poter andare avanti. Non serve più tornare indietro e fare tutto quel giro della Madonna, anche perché sarebbe estremamente lungo. Qua ci sono un bel po' di animali. Abbiamo visto un leone, un gorilla, ma sicuro ne arriveranno altri, perché qua è dove si radunano la maggior parte dei nemici, quindi andiamo ad affrontarli. L'unica cosa che mi resta da fare è aspettare che arrivino i esserci un altro leone e anche altri gorilla. Tre gorilla, eh, tira. Cioè, in questo livello di nemici ne abbiamo davvero 39. Quanti ho detto che ce n'erano? Controllo perché l'ho segnato qua. 43. Quindi, due dovrei incontrare adesso. E gli altri dovrei sapere più o meno dove sono. Perfetto, ci siamo aperti quel passaggio lì che ci serve. Oddio, gorilla. Dovrebbe esserci un secondo gorilla qua, se ricordo bene. Ricordo male, soltanto uno ce n'era. Fammi controllare rapidamente. A me pare di ricordare due gorilla. Comunque in questa remastered c'è un bug che a volte fa bloccare i nemici, non li fa caricare e quindi è impossibile ucciderli a meno che non si torna indietro senza fare il caricamento, ma semplicemente basta tornare indietro. Allora automaticamente si caricano i nemici. Boh. Spero che non si sia frizzato qualcosa. Ok, qua ci sono altri due gorilla. Uno è qua, l'altro un poco più avanti.
E adesso la cosa interessante. Che non è questo grande pronto soccorso, ma arriva qua. Qua devo fare un salvataggino tattico. Perché qua siamo nella famosa statua di Mida, famoso Peramano che riesce a trasformare tutto ciò che tocca in oro. Un trofeo molto interessante consiste appunto nel salire su questa mano e... Ma se non riesco nemmeno a suicidarmi, davvero è una cosa triste. Ok, perfetto. E Lara morirà. Se invece noi vogliamo andare avanti in maniera regolare per i livelli, dobbiamo appoggiare tre barrette di piombo sulla mano di Mida. Così le trasformiamo in tre lingotti d'oro e possiamo andare al fine livello in maniera del tutto tranquilla. So perché mi ricordavo che arrivava un leone a questo punto. Comunque prima di andare avanti dobbiamo abbassare questa leva che è ben nascosta perché qua c'è anche il terzo e ultimo segreto. Per arrivare all'altra parte dobbiamo chiudere questa trappola che... In qualche modo l'ho fatta, infatti sono diversi oggetti, munizioni. Qua altre munizioni. E qui un piccolo pronto soccorso. Ok, qua ho fatto tutto, mi manca un oggetto e un nemico. L'oggetto so dov'è, ma il nemico spero che non si sia buggato il gorilla. Perché qua mi ricordavo comunque che ci doveva essere un altro gorilla. Boh. Scusate se controllo, però c'ho questo dubbio che mi assilla. Vabbè dai, resterò col dubbio. Comunque adesso noi dobbiamo proseguire con il livello, torniamo in quella stanza con tutte le leve, perché lì ci sarà appunto... Guarda, ti controllo velocemente anche qua, tanto siamo qui per controllare tutto, vediamo se per caso si è buggato qualcosa qui, ma non dovrebbe. Di qua nulla, ma non dovrebbe esserci nulla nemmeno da quest'altra parte.
Quindi boh. Io comunque tengo le pistole perché nel caso dovesse manifestarsi gorilla, almeno sono pronto. Vediamo se è qua dentro, ma ribadisco che non dovrebbe trovarsi qui dentro. Niente, mi sa che questo gorilla proprio si è buggato. O anche un leone, perché io ricordo che doveva esserci anche un leone. Qua sopra non credo. Vabbè. Dai, alla fine sti cazzi. Ogni tanto comunque i nemici si buggano, questa è una cosa che ho notato anche durante le prove. Comunque per l'ultima porta invece dobbiamo seguire quest'altra sequenza, che è basso, basso, basso e poi tutti gli altri al centro, ok. Così dovrebbe funzionare. E infatti la porta si è aperta. Ah, aspetta, vuoi vedere che magari ti ho unito qui dentro? Oh sì. Ma allora perché mi ricordavo un leone dall'altra parte? Boh. Ho perso tempo per niente. Comunque qua c'è anche l'ultimo oggetto. E il livello praticamente l'abbiamo terminato. Eccolo qui l'oggetto. Che sono munizioni per il fucile a pompa. Qua sopra ci viene dato l'indizio per risolvere l'ultimo enigma, ma oggetto, vediamo in cosa consiste. Uno. E tre. Perfetto, si è aperta la porta e il livello è terminato. Eh sì, l'ho fatto durare anche più del previsto, ma avevo questi dubbi, non mi ricordavo dell'ultimo nemico, ma giuro, me lo ricordavo da un'altra parte. Comunque l'abbiamo fatto e questo è tutto. Grazie per l'attenzione, ci si becca la prossima volta ragazzi. Ciao!